qual è? Molte volte si fa il decreto ingiuntivo e si dice speriamo che non ci facciano un'impugnativa, perché se fa un'impugnativa sull'errore contabile, l'opposizione al decreto ingiuntivo regge, perché fondamentalmente noi sappiamo che l'impugnativa della delibera segue una strada diversa rispetto al decreto ingiuntivo, quindi non posso impugnare il decreto ingiuntivo e comunque non è una pregiudiziale l'impugnativa della delibera assembleare per sospendere o non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. Ma se sono errori di contabilità che emergono perché vengono sbagliati a riportare i valori come a volte accade, il rischio è che con quell'opposizione poi trovi il fondamento, perché sarebbe un errore di calcolo. Chiaro? Allora, qui potrebbe essere che vengono fatti dei riconoscimenti, il soggetto potrebbe nel verbale rinunciare all'impugnativa, non contestare i verbali, quindi riconoscere la correttezza dell'amministratore, eccetera, 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 eccetera. Però non si può fare un discorso in modo generalista, bisogna dire caso di specie. Ci potrebbero essere dei vantaggi, certo, perché si otterrebbe già con l'omologo da un titolo esecutivo ed eventualmente subito, eventualmente il mancato pagamento di una sola rata, aggredire di fatto il bene. Cioè il vantaggio del verbale omologato col decreto non opposto è lo stesso, possono fare le stesse cose. E così come col decreto non si va a coprire l'extra decreto, cioè le spese maturate dopo non sono coperte dal decreto, così come non sarebbe coperto il verbale omologato di conciliazione. Ci possono essere dei vantaggi, però vanno valutati caso per caso, non si può dire in modo assoluto che uno dei primi capire se la parte viene, perché se già che la parte non viene facciamo un decreto ingiuntivo, perché se no vuol dire fare una mediazione, perdere tempo, soldi e fare il decreto. Chiaro, questo giusto per dirci le cose come stanno, E signora, l'allargamento delle garanzie. Ho capito. Questo è una cosa. Sicuramente coinvolgere magari, questo è un altro aspetto che potrebbe essere valutato, le garanzie, magari di qualche parente o figlio che non è.